Cook Academy, un laboratorio creativo che propone un corso di cucina di primo livello, la cucina di base e quindi tutte le nozioni tecniche e le tecniche fondamentali per l'arte culinaria. Di buon gusto sarà buon cuoco. Il cuoco è una persona di grande equilibrio, dai fuochi sacri dei fornelli presenti in quei ristoranti con la R maiuscola. Per Cook Academy, Masterchef è Sergio Ferrarini. Cook Academy, questa nuova scuola cesena nata per i dilettanti. È per la prima volta che nella scuola di cucina di Orogel entrano dei dilettanti. I dilettanti che vengono a Cook Academy per imparare a fare cucina. Cucina del fare, perciò la cucina tradizionale, la cucina creativa. Partiamo con dei finger food, questo nuovo modo di mangiare, questi aperitivi, queste forme di cucina di aggregazione, possiamo dire. Passiamo alle salse basi, ai primi piatti, creeremo un menù di pesce. Ci sarà un maestro panificatore che insegnerà a fare il pane. Faremo pasticceria, contorni, tante verdure, tanti vegetali, menù vegetariano, perciò una cucina ricca di idee, di sapori, di colori, di tradizioni, come ho detto, ma anche di etnie, perché faremo qualche piatto etnico. Perciò Cook Academy nasce questa nuova forma di cucina per il pubblico, per la gente che vuole imparare a servire gli amici, a dar da mangiare qualche cosa di nuovo agli amici. Cook Academy nasce da un amore incredibile per il mondo della cucina. Se la terra di Romagna è fatta di gente che ama il buon vivere e il sapersi trattare bene, soprattutto a tavola, e quindi quale posto migliore per non realizzare questo sogno nel cassetto? Ebbene, ne ho parlato con gli amici di Publisole che hanno aderito con grandissimo entusiasmo al progetto. Naturalmente abbiamo fatto delle debite analisi sul territorio e sull'esistenza di strutture comunque che in maniera continuativa offrivano questo tipo di servizio al consumatore. Ne approfitto per ringraziare ovviamente, oltre a tutti gli sponsor che hanno supportato questa iniziativa, la Orogel che ci ha messo a disposizione, il che per noi è stata una grandissima comodità, questa stupenda location che è questo loro laboratorio di ricerca e nonché anche scuola di cucina. Cook Academy è l'ultimo progetto che Publisole ha sposato dopo che DS Consulting ha appunto portato questa idea che a noi è sembrata subito molto molto interessante, e quindi ci siamo attivati per cercare di realizzare questa scuola di cucina, ma che in realtà non è solo una scuola di cucina bensì un laboratorio di cultura culinaria, e che vogliamo poi far vivere al di là del pure semplice corso di cucina. E quindi intanto partiamo con questo primo corso di base. L'interesse è stato notevole, abbiamo avuto tantissime richieste, purtroppo i posti sono soltanto 22, e quindi iniziamo in questo modo per poi a settembre ripetere eventualmente il corso di primo livello e anche fare altre attività come un corso di secondo livello, corsi tematici, serate, eccetera. Aula Magna, la cucina italiana di Orogel, il modernissimo centro di ricerca e sviluppo dove operano esperti cuochi professionisti, un luogo dedicato alla formazione e informazione dell'arte culinaria e dintorni. È qui che si tiene il corso di cucina Cook Academy. Il
Gruppo Orgel è lieto di ospitare questo primo corso di Cook Academy. È per noi un ritornare ad aprire la nostra scuola di cucina, il nostro centro nevralgico dove all'interno del Gruppo Orgel nascono e vengono studiate tutte le ricette dei nostri prodotti che vengono portati sulle nostre tavole, perché oltre alla piacevolezza del luogo, oltre anche al piacere di avere insieme a noi tante altre aziende sponsor del territorio che dimostrano come il nostro territorio sia ricco di imprese, ma soprattutto sia ricco di aziende che sanno proporre un'alimentazione di qualità. Questo corso, dicevo, è un modo per riavvicinarci ancora di più al consumatore, per permettere a lui di vivere all'interno di una cucina veramente attrezzata, la possibilità di conoscere meglio i prodotti, di meglio utilizzarli e di diventare un cuoco ancora migliore che continuerà, speriamo, ad usare in futuro anche i nostri prodotti e quelli dei nostri sponsor. Quindi ringraziamo veramente le aziende che insieme a noi collaborano, ringraziamo tutti i partecipanti e ringraziamo soprattutto gli ideatori che hanno chiesto ad Orgel di ospitare questa interessantissima iniziativa. Pasta, caffè, farina, latte. Ci sono prodotti indispensabili. La gente di Conad lo sa. Tutto questo c'è. Conad, persone oltre le cose. Proposte appetitose e creative. Questo è lo strumento per sperimentare live le proposte dello chef. Una delle proposte più eclettiche della gastronomia per un cocktail o un aperitivo sostitutiva di un primo o secondo piatto o un contorno di verdure e può essere un pasto completo, anzi ora di gran moda. L'importante è che si possa gustare direttamente con le mani. A Cook Academy il finger food è dichiarato protagonista della prima lezione di cucina. Il mangiare con le dita, questa forma di trasgressione culinaria possiamo chiamarla, perché prendere molto spesso chi mangiava con le mani era considerato un villano, era considerato un poco educato. Adesso invece la moda impone questo tipo di cibo, perciò cibo molto piccolo, gustoso, saporito, che ci prepara normalmente un pranzo. Perciò i finger food a Cook Academy sono sicuramente una forma di sapori nuovi, odori nuovi e creazioni nuove. Perciò abbiamo abbinamento di alici con patate, abbinamento di gamberoni avvolti nelle zucchine, bocconcini di mozzarella con una maionese di pomodoro, una torta salata fatta con le erbe di campo. Abbiamo visto come fare per poter creare un involtino di bresaola con una mousse di formaggi accompagnato delle erbe aromatiche e delle insalatine colorate. Tutte cose molto facili, ma nello stesso tempo che possono creare un vero e proprio gusto a tavola nuovo. Facciamo una rosa con un pomodoro, velocissima, molto facile. Con un coltello tagliente partite dalla parte del pomodoro, dalla parte sotto del pomodoro, e tagliate senza tagliarsi, la buccia più sottile possibile. Adesso facciamo dei tocchetti di mortadella in mantello di mais. È una di quelle cose molto semplici da fare, che abbiamo voluto proprio dare come idea di un finger da passeggio. Sbattiamo del bianco d'uovo non montato a neve, leggermente spumoso. Immergiamo i tocchetti di mortadella e lo passiamo nella farina di mais, che dopo andiamo a friggere. Abbiamo messo uno stecchino di bambù, un po' dopo queste cose qui, a vostro piacimento a casa, in modo che possano essere fritte in piedi. Va bene? Prendiamo, le mettiamo e le friggiamo in piedi. Man mano che si friggono tenderanno, perché diventano più leggere, tendono a scendere. Ecco, questa è una ricetta molto molto semplice, che la potete arricchire con un'oliva,
dopo a vostra fantasia. Siccome quando si fanno queste operazioni rimane sempre del bianco d'uovo, nel senso che è difficile beccare giusto il quantitativo di bianco d'uovo che dobbiamo andare a fare, perciò con il bianco d'uovo che vi rimane potete fare delle mandorle salate. Sapete le mandorle salate che trovate anche nei bar? Mandorle pelate, il bianco dell'uovo, mescolate le mandorle e ci mettete il sale, abbondante sale perché devono essere croccanti. Prendete una placca, adesso noi abbiamo le placche antiaderenti, ci metti una carta da forno, le scolate dal bianco d'uovo e le mettiamo in forno. Forno sempre 180-190 gradi e le lasciate asciugare. C'è chi li chiama finger food, chi mise en bouche, chi tapas, ma il principio è sempre lo stesso, l'utilizzo delle posate del re, ovvero le mani. Allora, la bresaola, che cos'è la bresaola? Facciamo un po' anche di storia della cucina italiana. Ma prendiamo la robiola, anche questo è molto semplice, lavoriamo, giochiamo quando facciamo il cibo, quando facciamo il mangiare, giochiamo sui contrasti di sapore, sappiamo che la bresaola ha un sapore dolciastro di carne di manzo, lavoriamo su un sapore leggermente acido. Dopo questo lo personalizzate, noi vi stiamo dando una base di lavoro. Qui c'è l'erba cipollina, abbiamo preso un'erba cipollina, la nostra qua di Orange, l'è già pronta, inutile andare a prendere l'erba cipollina adesso, che sa da fieno. Per quale ragione sa da fieno? Perché è venuta troppa pioggia. Ci sono tanti aforismi nella cucina, no? È più importante aver creato un nuovo piatto che non aver scoperto una nuova stella, insomma, che è stato Brillant Savarin, no? Nella cucina tutto ciò che dà della vita, non nella cucina, tutto ciò che dà piacere. Non registrare te questa frase qui, per favore. O fa male, o fa ingrassare, o è immorale. Voi pensate, io sono nella fase che faccio solo ingrassare. Cook Academy offre un percorso del gusto, una scuola di cucina per raggiungere una dimensione gastronomica. Spesso cambiare non è inventare, ma riscoprire. Perciò vedete come sono intercambiabili anche la cucina. La cucina, i piatti sono molto, molto, molto bello giocare anche su queste cose. Ne faccio dei pezzettini piccoli, diventa un aperitivo, ne faccio dei pezzi un po' più grandi, messi in un certo modo diventa un antipasto. La coreografia è l'arte di servire il piatto, ma attenzione a non danneggiare la sostanza. Allora, questi sono i cornettini di bresaola con la robiola. Noi ve li diamo così per farvi sentire la robiola. Poi adesso nella composizione del piatto io invece vado anche a condirlo con un pochino di olio, sale e pepe, no? Su un pochino di rucola, su un pochino di insalatina. Per tagliare le torte salate calde ci vuole un coltello a sega e che tagli. Altrimenti voi le afflosciate, non rimangono belle morbide così. Il coltello a sega si chiama così perché bisogna seghettare per tagliarlo. Ma quali sono gli utensili del MasterChef? Pochi, semplici, solidi e indispensabili. Sono tutti gli attrezzi da tenere in cucina che si potranno conoscere a Cook Academy. Ci prepariamo dei crostini da mettergli sopra la quenelle. Facendo un'operazione di questo tipo, cioè lavorandolo in questo modo qua, si ottengono delle gocce, delle specie di gocce, quelle si chiamano quenelle in francese. Cominciate a prendere anche la vostra quenelle, che sapete quella che avete fatto. Buoni, vero? A Cook Academy i segreti del MasterChef per la riuscita di un finger food a regola d'arte.
Si apparecchiano tavole più ricche di suppellettili che di cibo e la buona cucina si realizza tenendo alta la qualità senza però rinunciare alla praticità. Dopo tutti i crostacei amano ricevere un po' di alcol profumato come il pollo. L'infiliamo nella zucchina. La zucchina dopo mettiamo un pizzico di sale e pepe e poi la mettiamo in forno che fanno una leggera doratura ed è pronto. Questo è un finger food molto molto interessante, ma anche questo posizionato in un piatto può diventare un antipasto. Bellissimo è farlo, uno con le carote, uno con le zucchine e uno con le patate. Dobbiamo fare dei dadi di patata da avvolgerci delle alici da steccare con uno stecchino. Allora io tolgo tutte le parti rotonde della patata per fare i quadrati più uguali possibili, in modo che anche al vapore siano tutti uguali. Abbiamo preso le alici pulite e sfilettate, avvolgiamo con un'alice la patata, le mettiamo uno stuzzicadenti e li mettiamo in forno e li serviamo con un pesto di rucola. Cibi in singole piccole porzioni mangiate con le dita per evidenziare il senso del tatto, per la percezione delle emozioni del gusto, per cogliere l'anima del cibo. Rivediamo insieme le ricette di Cook Academy. Bastoncino di patate con alici su pesto di rucola. Gli ingredienti per 4 persone sono una patata lessa, 12 alici fresche diliscate, rucola, grigli di noce, 20 g di parmigiano reggiano grattugiato, olio evo e sale e pepe. Gamberoni sauté al cognac con tagliatelle di zucchine verdi per deliziare il nostro palato. Ingredienti per 4 persone, 8 gamberoni argentini, zucchini verdi, cognac, olio evo, sale e pepe. Torta salata di pasta sfogliata con verdure di campo. Gli ingredienti per 4 persone sono un disco di pasta sfogliata stesa, 200 g di verdure di campo lessate, 4 uova intere, 100 g di panna fresca, 80 g di grana grattugiato, sale e pepe. Buon divertimento e buon appetito con le ricette di Cook Academy. Stay cook. Stay cook. Stay cook. Stay cook. Stay cook.